Microsoft sembra essere contenta di come sia andato Call of Duty Black Ops 6, definendolo il più grande lancio di un Call of Duty di sempre. In realtà non dovrebbe essere una cosa sorprendente, perché è il primo Call of Duty che esce in contemporanea anche su Game Pass. Se andiamo a guardare i dati che loro hanno diffuso, hanno detto che è il numero uno per il numero totale di giocatori, che è una cosa normale perché c'è Game Pass. Hanno messo numero uno per quantità di ore giocate, ok, e match totali. Sostengono che le vendite sia su PlayStation che su Steam sono incrementate del 60% rispetto a Modern Warfare 3, l'edizione dello scorso anno. Le stime fatte da altri analisti dicono che sto gioco dovrebbe aver portato su Xbox Game Pass circa 4 milioni di nuovi iscritti. Okay. Che non è un numero basso, è un numero piuttosto importante, 4 milioni di nuovi iscritti. In teoria vorrebbe dire che si avvicinano ai 40 milioni di iscritti se fosse effettivamente così. C'è da capire, il discorso che facevamo la volta scorsa, se gli iscritti che sono arrivati adesso per Call of Duty rimarranno iscritti in Xbox Game Pass o semplicemente si giocano Call of Duty un mesetto, dopodiché se ne vanno e i soldi ricorrenti che dovrebbero andare a Microsoft in realtà spariscono, perché questo abbiamo visto che sarebbe stata per Microsoft praticamente lo scenario peggiore. Quindi per loro è importante adesso acchiappare completamente questi utenti e assicurarsi che loro rimangano in Xbox Game Pass. Microsoft ha compatibilmente parlato di come i propri introiti, tutto sommato, siano andati comunque bene, perché nonostante l'hardware sia sceso tantissimo, lo sapevamo che Xbox non vende più, Xbox Series è sceso del 30% rispetto all'anno scorso, e l'anno scorso già era messo malissimo, nonostante l'hardware praticamente sia in questa situazione piuttosto negativa. Comunque c'è un 43% di gaming revenue in più, quindi loro stanno benissimo dal punto di vista economico. E chiaramente questo 43% in più che loro hanno preso quest'anno fino a questo momento deriva dall'acquisizione di Activision Blizzard, perché si sono ritrovati con tutta una serie di giochi già attivi che vendevano, si sono ritrovati con Candy Crush, di cui la mia mamma è un'avida divoratrice. E sicuramente noi abbiamo un ruolo, la mia famiglia, in questo 43% di introiti che derivano dalle vite extra di Candy Crush. Al di là di questo, Satya Nadella. Un attimo che vi prendo una fotografia. Ma perché? Quindi Satya Nadella, di cui potete vedere qua una diapositiva, ha dichiarato che da quando abbiamo concluso la nostra acquisizione di Activision Blizzard King, continuiamo a essere impegnati nella costruzione di un sistema di business sistemato, quindi posizionato per una crescita a lungo termine, guidata da contenuti e servizi a margine maggiore. Cosa sono i contenuti e i servizi a margine maggiore? Servizio a margine maggiore, presumo che possa essere un incremento di prezzo in Game Pass. Ma che cos'è un contenuto a margine maggiore? Quello che volevano fare con Halo Infinite, che doveva durare 10 anni, ma poi veniva aggiornato E il discorso è sempre quello, Anges. Margine maggiore nel senso live Cosa? service che durino parecchio tempo. Non è che vedono, ah, Sony si butta sui live service, lo faccio pure io! Ma higher margin content and services, avendo acquisito Activision Blizzard King, è normale, perché Call of Duty ha un sacco di microtransazioni. Warzone anche. Diablo. I giochi Diablo, Beh, Call tutti of i giochi Duty e Diablo Blizzard. sono live service, in effetti in alto budget, a AAA live Ma anche quello service. mobile pure dicono Sì, Diablo che è grande. Immortals. No, proprio higher margin, secondo me, è proprio la revenue che hanno da questi servizi, da questi live service, dalle microtransazioni. Oppure semplicemente si sta in effetti riferendo al fatto che con l'acquisizione di Activision Blizzard King, quello a cui hanno avuto accesso è intanto il mercato mobile di King, che tecnicamente costa poco in quanto produzione, ma gli consente di avere revenue prolungate. Dopodiché il nostro Arandella ha sempre continuato sottolineando come in effetti la diversificazione della maniera in cui i giocatori accedono ai contenuti di Microsoft e di Xbox sia parte di una trasformazione che per loro sta funzionando, e chiaramente si sta riferendo alla
presenza dei videogame di Xbox sia su PlayStation che su Switch, che su Steam, che chiaramente gli sta portando soldi, è inevitabile che sia così. Tra l'altro su PlayStation abbiamo visto che i prodotti di Microsoft sembrano essere particolarmente apprezzati. Segnala inoltre che Game Pass ha fatto un record per il primo trimestre, sia per quanto riguarda i soldi, quanto hanno incassato essenzialmente, che anche però la media del revenue per subscriber, quindi per iscritto. Questa è una cazzata, nel senso average revenue, quindi la media degli introiti è perché hanno aumentato il prezzo di Game Pass, la gente paga di più, la loro media aumenta, cioè non la vedo così fantascientifica. Magari ci mettono in conto che qualcuno poteva cancellare l'iscrizione, quindi si abbassava la media? No, in realtà la gente è rimasta iscritta perché l'incremento non è stato così sensibile da far cancellare le sottoscrizioni. Dopodiché, sottolineo, il lancio della scorsa settimana di Call of Duty Black Ops 6 è stato il più grande lancio di un Call of Duty che ci sia mai stato, okay? Segnando un record per i giocatori del Day One, così come per il numero di iscritti che si sono aggiunti a Game Pass nel giorno di lancio. Io non so se voi avete provato a connettervi durante il giorno di lancio di Call of Duty Black Ops, io ci ho provato e effettivamente il sito di Game Pass e l'app di Xbox erano completamente down, per quanto mi riguarda. Quindi comunque hanno avuto un afflusso di gente considerevole, buon per loro che gli sta funzionando, insomma, questa strategia. Tu non hai avuto problemi, Roxas? No, io invece ho dovuto aspettare sera perché non sono riuscito proprio a scaricarlo il gioco. E conclude dicendo: e le vendite finali, quindi su PlayStation e su Steam, sono incrementate di oltre il 60% rispetto allo scorso anno. Quindi questa strategia è quella che conosciamo di Microsoft, stanno semplicemente continuando su una strada che hanno già iniziato ad intraprendere. Con ogni probabilità c'è confusione all'interno di Microsoft, perché ci sta che sia Nadella o Ranzella e Phil Spencer stiano un pochino con delle opinioni magari diverse sulla maniera in cui vogliono far proseguire il brand Xbox, ma è chiaro che adesso che posseggono Activision Blizzard King possono permettersi, secondo me, un margine di manovra che a lungo andare è assolutamente positivo e che gli permette soprattutto di distaccarsi in maniera definitiva, se volessero, dall'ecosistema console. Lo sappiamo, ne abbiamo già parlato, ed è tutto sommato una cosa positiva per loro. È molto meno positiva per quanto riguarda i giocatori, diciamo, hardcore Xbox, che magari sono legati alla console Xbox e che non vogliono vederla sparire. Minchia ragazzi, quando è stato? Ieri, mi pare? Era il video in cui si parlava della cancellazione di Concord, ok? E del fatto che Sony ha completamente chiuso sia lo studio di sviluppo che ovviamente il progetto di Concord, bloccandolo del tutto. E nelle cose di cui abbiamo parlato c'era il fatto che Sony ha preso questa decisione che gli è costata tantissimi soldi. Magari Sony lo sta facendo anche perché non essendoci più concorrenza da parte di Microsoft che è fuori dai giochi, magari sanno di poter fare questo genere di cose. E allora arriva giustamente il commento immancabile a un video del genere. Italia Ferri? Ancora con questa storia che Xbox è fuori dai giochi, ma abbi almeno rispetto per chi gioca su Xbox. Sony fa casini e te la prendi con Xbox. Ma cosa c'entra? Io voglio sapere. E io ho riso con le lacrime. Che cosa ha fatto? E vorrei che Peter Larcher lo sapesse che mi ha fatto ridere con le lacrime. Perché per me... Mazza. Ho avuto due giorni difficili, ragazzi, proprio a livello emotivo dentro di me. E sono stati due giorni pesanti dal punto di vista umano. E ho avuto difficoltà ed è anche uno dei motivi per cui ieri non c'è stata la live. Ma Peter Larcher in qualche modo mi ha ridato speranza.